Ciao a tutti, popolo del tubo, e bentornati in un nuovo video qua sulla Silver Run, anzi Silver Run, sulla Silver Run Forest. Ragazzetti, oggi c'è da andare ad acquistare, come abbiamo detto l'altra puntata, la segheria. Ho mandato avanti il tempo, abbiamo fatto passare le stagioni ed è effettivamente grazie al metallo, grazie alla carta, grazie a un po' di roba, a tutta quella roba che stiamo producendo, alla torneria, quelle cose lì, siamo a 560.000 euretti, che non è niente male. E quindi spero e credo che ci bastano per la segheria. Prima di continuare, lasciate un bel like e scrivetevi il mi piacetto, raga. L'avete lasciato il mi piacetto? Lasciate un bel mi piacetto. Vi ricordo che in descrizione c'è Twitch, dove faccio le live. Aia, mi sono spaccato il naso! Ragazzi, il rumore che avete sentito, ho dato una capocciata verso il microfono, perché io c'ho il microfono con l'alta. Ho dato una capocciata, vabbè, famo finta di niente. Dicevo, c'è Twitch, dove sono in live non lo taglio sto pezzo, lo lascio. Dove sono in live tutte le mattine e tutte le sere. Se avete Amazon Prime potete abbonarvi gratis con il Prime, appunto, con un abbonamento. Mamma mia, che botta assurda. Poi il super grazie per aiutare a sostenere questa piattaforma, questo canale. Andrea Chiarottin e Simalber mi hanno offerto il loro caffettino ieri, io li ringrazio. E poi tutti i miei social, tanti link utili in descrizione, dove comodo sega. Allora ragazzi, andiamoci un attimino a vedere. Porco cane, mi fa male il naso. La vecchia segheria, Iaiao, quanti soldi vuole? 250.000 euro. Porca zozza zozzetta, però raga, è da fa. Sapete che sarebbe da fa? Comprare la zona 6, ok? Come mi avete suggerito in chat, perché in live mi avete suggerito di comprare la zona 6 e mettere la teleferica e far cadere i tronchi direttamente in acqua e si risparmiano tanti soldi. Però attualmente io, raga, non ce l'ho i soldi per fare sta cosa qui. 142.000 euro tutta la zona 6, ne spendo 250.000 per la segheria, quindi compriamo la segheria. Allora, ecco qua, finalmente possiamo fare le assi lunghe, le travi di legno e il muro prefabbricato. Io direi di cominciare con le travi, le assi lunghe, le assi che sono quelle che ci servono per iniziare, cioè per finire la prima fase delle giostre. Credo che il punto di ricarica sia il lago a sto punto, perché se voi mi avete scritto così, evidentemente il punto di ricarica è il lago. Credo, perché non vedo altri punti. Non lo so, è immensa sta segheria, raga, è immensa. Guardate quanto è grossa, raga, è tutta mia. Mamma mia, è bellissima però, raga. È bellissima, hanno fatto una signora segheria, veramente. Guardate che zona immensa, apposta l'abbiamo pagata 250.000 euro. Guardate che roba. Mamma mia. No, raga, tocca comprare per forza la zona intorno. Tocca comprare la zona intorno. Allora, facciamo una cosa. Per non fare troppi viaggi, questa zona qua ce la lasciamo per le produzioni, perché le produzioni stanno tutte qua, stanno tutte vicino. Questa invece ce la lasciamo per la segheria e per la vendita all'ingrosso. Allora, 142, 160, dai, compriamo pure questa, dai. Compriamo pure sta terra qua e vaffa all'uovo. Allora, quindi la parte che abbiamo comprato è questa qui, quindi questa qua sopra il lago, giusto? Giusto? Oh, raga, non ci sto a capire. No, questa qua. Abbiamo comprato sta zona qua. Qui, ragazzi, tagliamo, portiamo giù direttamente. E chi si è visto, si è visto. Ci serviranno camion, ci servirà un botto di roba, però... ecco, questa è zona nostra, giusto? Oh, questa è tutta zona nostra. Questa è tutta zona nostra, quindi qui tagliamo, portiamo giù. E chi si è visto, si è visto. Io però devo capire qual è il punto di ricarica dei tronchi. Dovrebbe essere il lago, da come mi avete detto, ma non lo so. Quindi mi vorrei tagliare un tronchettino, un alberetto a mano, piccoletto, se è possibile. Tipo questo qui. Non so se è possibile. Sì, è possibile tagliarlo. In modo che io lo prendo in mano intero e vado a vedere questo. Beh, intero non me lo fa prendere, credo. Però
un cespuglione, questo me lo farà prendere ancora troppo grosso, per capire un attimino dove verrà, qual è il punto di ricarica della legna. Allora, fatemi vedere. Dice il lago. Il lago! Sì, ma l'ha caricata, non l'ha venduta. Quindi allora, la segheria quella sotto è per vende. Questa è perché non è possibile vendere, no? Ma è diventata un'azienda vostra. Sì, esatto. Quindi lì, ragazzi, potremmo tranquillamente tagliare, agganciare il vericello e portare giù. Però, come mi avete detto voi, va bene anche attaccare la teleferica qui e portare tutto quanto qui, raga. Ci sta come cosa. Dai, mo questo l'ho tagliato, lo porto giù così, chi se ne frega. Lo porto giù con tutti i rami, raga. Chi se ne frega, ma non è il caso di mettersi. Ecco, di mettersi a fare. No, ottimo, così iniziamo a produrre proprio bene. Allora, vediamo, perché adesso io sono rimasto con 168.000 euro. Non mi sembra il caso di sta a comprare il camion, eccetera, eccetera, per caricare i tronchi che praticamente li taglio e qui li porto giù. Anche col vericello va bene. Quindi adesso andiamo in farm. Me prendo ovviamente la Komatsu, me prendo il trattore, quello col vericello, il John Deere, e vengo qua. Ed eccomi ragazzi, eccomi. Allora, il trattore chissà fino a quale metratura mi tira i tronchi. Io direi di provare a meno 8 metri, ma anche 9 metri credo che me li tira, raga. Proviamo 9 metri, perché così a produrre le cose ci vuole un attimo, perché tagli e butti dentro. Ed è veramente un attimo così. Ok, fa un attimino che... Ok, tagli e butti dentro. Così dovrebbe essere... Porca miseria, così dovrebbe essere proprio un attimo. Vediamo un po'. Ok, taglio a 9 metri, Taglio e butto dentro. Ed ecco fatto la produzione di... assi di legno e quella roba lì diventa uno spettacolo. Ragazzi, sto iniziando sta partita una scarpa e una ciabatta, ma i miei investimenti iniziali stanno, secondo me, dando i loro frutti. Non ho ripagato subito il debito, aspetto di comprarmi altre cose e poi il debito io lo ripago di solito quando ho tantissimi soldi che mi ci avanzano, che mi escono dalle orecchie. Non lo ripago subito, perché se tu prendi il debito, fai due soldi e poi con quei due soldi ce li paghi subito il debito, restai senza i soldi e ti tocca prendere un altro debito. Invece io il debito lo lascio là e coi soldi che guadagno li reinvesto. Oh, mi ha fatto un laggone, avete visto che laggone? Mi ha fatto un laggone, quindi ragazzi è normale, il lag su farming è normale di suo, in più quando si tratta di legna... Proprio già il lag e poi deve caricare le decals, ragazzi. Devono caricare bene le decals. Magari poi state passando in una zona della mappa che io prima non avevo mai esplorato, quindi magari le decals in quella parte di mappa lì non sono caricate. Insomma, ragazzi, non andate in panico per qualche lag, perché qua su farming è esattamente normale. Ok, allora cominciamo a buttare la roba nel lago. Ok, mi piace sta cosa di buttare i tronchi nel lago, perché non mi fa combattere più di tanto. Allora, no, mi sbaglio sempre. Clocchio. Ok, basta, finito lì. Poi, di qua, clocchio. La lunghezza massima. Se c'ho una fia la chiamo lunghezza massima. Bello. Via, andiamo. Sì, che li porta. Questo porta tutto, raga. Veniamo qua. Mo tocca vedere dov'è il punto che spariscono. Se devo sta proprio a riva o devo andare a entrare all'acqua col trattore. Eh no. Perché me l'ha sganciati? Dentro. Forse perché li ricarica. Orca miseria, a capannetto. Eccoli, no, li carica un po' alla volta. Ecco perché non partono. Quindi, raga,
Vi basta venire sulla ghiaietta lì vicino all'acqua, a 5 centimetri dall'acqua, e ve li carica. Perfetto, perfetto, mi piace così, mi piace proprio così. Una signora segheria abbiamo comprato, che tutte feste si porta via. Allora, andiamo ad attaccare innanzitutto quello più lungo, cioè quello più lontano, scusate. Che pizza però sta cosa della cosa massima, mamma mia. Ok, niente. Poi di qua. Ic. Vabbè, bastano sti tre adesso. Così, raga, è un lavoro velocizzato al massimo. Velocizzato al massimo, me gusta. Me gusta. Potremmo anche tirare un pochino indietro larga, no? Senza che ci portiamo a spasso così. Vedete, piano piano, quando stacca la catena vuol dire che ve l'ha caricati. Quando lui stacca la catena vuol dire che li sta caricando, capito? Poi piano piano li sta svuotando, perché lui li legge un po' in litri come fossero pallet. È per quello che non spariscono tutti insieme, ma spariscono piano piano. Andiamo un attimo a vedere. A vedere quanto siamo al litraggio. E beh, de legna ne contiene, ne contiene. Allora, sta anche immagazzinando il cippato, raga, se vi interessa. Quindi guadagniamo anche nel cippato. Il cippato lo mettiamo in vendita diretta, tanto non ci serve adesso il cippato, quello che famo lo vendiamo. Quindi assi lunghe e travi di legno in produzione, va benissimo. Va benissimo. Mamma mia, ragazzi, stiamo veramente... Avete sentito i lavori dentro lì, no? Ci sono gli operai che stanno lavorando. Ho assunto questa aziendina del papi, ho assunto 500 operai e stanno lavorando. Stanno lavorando questi 500 operai e mi stanno producendo le assi, le travi e tutto quello che serve, eh. Oh, devo andare a prendere pure il bobcattino per tagliare i ceppetti. Perché i ceppetti tagliateli sempre, raga, perché fanno laggare. Fanno laggare i ceppetti, tagliateli sempre. Comunque mi piace più. A tutti quelli che mi dicono via la teleferica, buttali direttamente. No, raga, mi piace. Non mi piace molto la teleferica. Ve l'avevo già detto nel video a riguardo che sto facendo, mi si è bancato tutto. Mi piace molto di più il verricello. Mi piace dannatamente di più il verricello, aggiungerei. Bellissimo. Non chiedo di meglio, non chiedo di più. Verricello, per me ci sei solo tu. Questo è morto. No, non è morto quell'albero lì. Bello, bello. Namo, namo. Mi piace lavorare così. Mi piace lavorare così. E poi ci faremo un altro processore forestale, prossimo acquisto. Un escavatore ce famo. Ci famo l'escavatore, così l'escavatore lo mandiamo nella zona delle produzioni a tagliare. Questa la lasciamo qua. Anzi, vediamo un attimino se l'escavatore taglia tronchi più grossi rispetto a questa o no. Perché questa taglia tronchi fino a un certo spessore, diciamo. Voglio vedere se poi quando compreremo l'escavatore sarà meglio o peggio. Mamma mia, non l'avrei mai detto, raga. Ragazzi, date un'occasione a questo DLC. Ho letto qualcuno che mi ha scritto io salto perché non mi piace la silvicoltura. Ragazzi, vi state a perdere delle dinamiche del gioco. Una mappa, una roba, ragazzi, vi state a perdere pazzesca. Bisogna uscire un po', no, dai propri schemi mentali a volte. Non amo la silvicoltura, ma faccio piacere. Ma faccio piacere, nemmeno io l'amo la silvicoltura, chi mi segue lo sa. Ma sono passato oltre e devo dire che sono veramente soddisfatto di questo DLC, di questa mappa, di questa serie. Bello, bello, bello. Comunque, ragazzi, io mi fermo qua. Fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto quest'altro investimento che abbiamo fatto. Lasciate il mi piacetto, l'avete lasciato il mi piacetto, che è importante. Poi, grazie agli amici abbonati, anima, vita e cuore del canale, consentono al canale di sostenersi, di andare avanti e di portare tutti questi contenuti. Io, amici, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!